causa. No, c'è una questione importante che credo, su cui credo tutti debbano essere d'accordo. Cioè, il problema qua è capire come mai una cosa che la gestione dell'acqua e degli impianti e di tutto il resto, insomma, che nella nostra provincia è assolutamente pubblica, nel senso che la proprietà degli impianti è dei comuni, la proprietà della società che fa la gestione è dei comuni, quindi per essere pubblica è pubblica. Però il problema è cercare di capire come mai così tante persone, intese come sindaci, e non solo, hanno sbagliato così tanto per così tanto tempo, perché pare una cosa quasi assurda, insomma, non è che ci siano tante motivazioni, quindi se noi vogliamo fare una cosa utile anche per non rifare gli stessi errori domani, si tratta di capire esattamente le motivazioni per cui gli errori sono stati fatti, altrimenti qui non se ne esce, perché qui sembra che ci siano sindaci contro sindaci, poi sono tutti d'accordo, non si capisce bene. Io voglio fare solo una brevissima ricostruzione, perché io tra l'altro ho gestito proprio il passaggio per poco più di un anno dopo il Sesto Riolon. Quindi io sono andato lì a lato sul carico di Debona, ho usato esattamente le strutture tecniche che erano state scelte non da me, non ho cambiato assolutamente nulla, né un tecnico né nessun altro. L'unica cosa che ho fatto è che nel comitato istituzionale, cioè i 6 sindaci delegati dalla provincia per decidere cosa fare, ho aggiunto Belluno e Feltre che erano rimaste fuori. Quindi Busata per Belluno e mi pare Bona, se non ricordo male, per Feltre. Quindi il comitato era diventato di 8. Lì il problema è quello che diceva Boran all'inizio. All'inizio lì si è ipotizzato che si vendessero 27 milioni di metri cubi. Poi in realtà abbiamo deciso che erano 22 e poi si è dimostrato che era meno. La domanda che si fa chiunque abbia un po' di testa è: ma come hanno fatto a fare un errore così grande? E come hanno fatto a non rimediare velocemente a un errore così grande? Allora, l'errore così grande è stato fatto da tutti i tecnici che erano già stati nominati, i quali, avendo una ventina di comuni che non avevano contatori, che non avevano niente, hanno fatto una proiezione secondo le stime dell'Istat e erano arrivate a 27 milioni e qualcosa. L'unico intervento che ho fatto io mi sono permesso di dire: guardate, che già che non siamo sicuri, se noi partiamo con questa cifra e invece è più bassa, facciamo partire la società che è in deficit da subito. Per cui ho cercato di ridurre. Sono riuscito a convincere i sindaci ad arrivare a 22 milioni come ipotesi, ma con uno sforzo enorme. Allora la domanda che sorge è questa: perché con uno sforzo enorme? Ve lo dico subito perché. Perché per i sindaci, se voi facevate la tariffa sul metro cubo di acqua, sulla base, i costi erano già stabiliti perché il piano di investimento l'avevano già fatto e l'avevano già stabilito. Quindi i costi, se li dividete per 27 milioni di metri d'acqua, il metro cubo d'acqua costava 80 centesimi. Se invece si stabiliva 22, costava un euro e qualcosa. Non c'era un sindaco disposto a affrontare i propri cittadini dicendo: guarda che io faccio questa cifra. Tutti volevano tenere la cifra più bassa possibile, per cui volevano restare a 27 milioni anche se sapeva che non era vero. Siamo arrivati con una lotta terribile a 22 e a 22 l'hanno accettata. L'anno dopo si sono accorti che erano 19 e dovevano cambiare subito la tariffa, perché se io faccio un lavoro che costa 100 e lo pago a 70, vivo e io vado sotto. Stesso meccanismo. Ma anche adesso, se voi andate all'assemblea dei sindaci e dite loro: guardate, alzate la tariffa perché altrimenti non pagate il servizio, non ve la alzano neanche adesso, perché hanno paura di andare dopo alle prossime elezioni a perdere i voti, e diciamocene, e come sta così. E quindi il problema della democrazia, come dice Gino, è come interveniamo in questi meccanismi. Allora il comitato fa una proposta di fare un'altra struttura di controllo che può funzionare, non può funzionare. Io dico semplicemente: sarebbe bene che i cittadini partecipassero un po' di più, andassero nei consigli comunali dove si discute queste cose e non si sa, e si vede che quelli che devono votare non sanno neanche su cosa stanno votando e su tutte queste cose qua. E poi l'ultima cosa sulle responsabilità. Sta benissimo, ma non spariamo nel mucchio oppure troviamo un capo espiatorio. Andiamo a vedere sindaco per sindaco
chi era favorevole allo strumento e chi invece non l'ha mai voluto fare. E sui debiti, l'ultimissima cosa che dico, guardate, se io che sono proprietario, sindaco degli impianti, dico a una società di fare un lavoro e gli dico il lavoro costa 100, gliene do 70 attraverso la tariffa, gli dico gli altri 100 te li garantisco io, non preoccuparti, le banche, poi, e la società fa il lavoro, di chi è la colpa? Della società o di chi gli ha detto di fare il lavoro? E queste robe qui vanno pensate bene, vanno approfondite e poi si dice quello ha torto, quello ha ragione e chi ha torto veramente deve pagare, ma non si può sparare su chi torti nemmeno. Ecco, tutto qui. Scusa, ma su chi è che abbiamo sparato? Una curiosità. Diciamo i nomi. Chi abbiamo sparato? Perché di sindaci ce ne sono due volte 67. E io in questi giorni ho letto un nome solo, voi ne avete visto qualcun altro, di 66 rimane lì. Qual è il nome solo? È uno dei 4 o 5 che ha chiesto l'aumento e tutti gli altri invece non hanno andato. Vedete un po' voi. Scusate, allora, facciamo. Sì. Abbiamo raccolto un po' di sollecitazioni e penso sia anche importante integrare con qualche altro dato le singole. Posso solo. No, poi naturalmente.